Mister, buonasera. Non è stata, ma non poteva essere, il Catanzaro di Pescara, però è stato comunque un Catanzaro intelligente, un Catanzaro che ha saputo disputare una partita che era obiettivamente difficile, una partita ostica contro una squadra che si è dimostrato di essere una buona squadra e in cui però, insomma, fondamentalmente il risultato è dovuto anche alla grandissima qualità dei singoli, no? Insomma, i primi due gol sono due invenzioni straordinarie di due giocatori di grandissima qualità. Sì, questo devo ringraziare veramente la squadra oggi, perché allora, dopo pochi giorni da tanta fatica fatta a Pescara, ha tirato fuori una prestazione proprio, ecco, a livello individuale, a livello di carattere, che ci ha permesso, insomma, di riuscire a fare un'altra buona prestazione, perché effettivamente oggi abbiamo trovato un campo al limite proprio per noi. Noi abbiamo bisogno di un campo giusto, dove la palla scorre bene. Le giocate le abbiamo fatte, però chiaramente con difficoltà, sia nell'accelerare, sia nel controllare la palla, sia nel calciare per trovare il compagno nello stretto, perché abbiamo trovato una squadra che ha corso per all'infinito, quindi di conseguenza non era assolutamente facile sbloccarla. Ci è voluto proprio l'individualità di questa squadra. Ecco, quando io parlavo poi che dobbiamo avere diverse soluzioni per cercare di riuscire a portare a casa il risultato, che per noi oggi era importante, determinante, perché ogni partita per noi è come se fosse una finale, quindi di conseguenza dobbiamo oggi veramente ringraziare la squadra, tutti i giocatori, tutti, dal primo all'ultimo, perché ci tenevano e per fortuna siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato. Nel percorso di crescita per trovare il miglior Catanzaro, come dice sempre lei, no? Oggi che tassello ha trovato il Catanzaro? No, oggi abbiamo trovato proprio una prova di carattere, di sofferenza. Noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo essere pronti anche a soffrire, a cercare di non affidarci sempre solo all'organizzazione, al gioco, anche se poi a sprazzi abbiamo fatto anche vedere delle cose bellissime. Però è chiaro che, vedi, le difficoltà del campo pesante è una difficoltà che ci poteva costare caro, quindi oggi mi è piaciuto proprio la voglia di rimediare a quegli errori che con il campo buono difficilmente noi facevamo, tutti questi errori. Quindi effettivamente oggi mi piace proprio premiare il carattere, lo spirito di questa squadra e soprattutto la voglia di volere il risultato. Poi il miglioramento è all'infinito, possiamo diventare una squadra ancora molto molto più forte di quello che siamo. Mister, ieri diceva che temeva un po' la stanchezza di Pescara, forse si è visto soprattutto nel primo tempo, perché quello che spingeva di più, affondava di più, era Tentardini, che a Pescara aveva giocato meno degli altri. È così. C'è stato un dispendio di energia a Pescara molto di più delle altre solite partite nostre. È normale, perché era uno scontro diretto, perché ci stava il campo più grande, perché abbiamo trovato una squadra che tecnicamente era molto valida e ci faceva correre molto a vuoto. Quindi è chiaro che nella valutazione delle energie spese siamo andati oltre i soliti canoni che abbiamo. E oggi chiaramente anche questo abbiamo dovuto mettere in conto. E poi abbiamo trovato una squadra, perché Giuliano è una squadra che veramente non ha mollato un istante, cioè si vede proprio che è una squadra motivata, vogliosa, non per niente è quarta in classifica, perché è una squadra che non molla mai. Sull'1-0 hanno cercato in tutti i modi, hanno alzato il pressing, hanno alzato, diciamo, l'intensità delle azioni, e quindi è stata una partita che ci ha messo a dura prova. Smesso un poco dopo il rigore di Gemmello. Beh sì, dopo, quando metti in sicurezza la partita, è chiaro che loro perdono un pochettino di motivazione, ma è quello che dovremmo fare sempre. Ma oggi, ripeto, oggi non era facile, ci è voluto veramente una grande invenzione di Guion, che ha fatto un gol secondo me straordinario. Sì, ma vabbè, è un ragazzo importante, un ragazzo che ha tutte le qualità per arrivare a palcoscenici di livello altissimo. Sì, dicevo, concordo con lei sul fatto che secondo me si tratta di una grande prova di maturità questa, anche perché il Giuliano, mi pare che, io per quello che ho visto, ha giocato un buon primo tempo e il Catanzaro stentava quasi a trovare gli spazi.
poi grazie a quel colpo di genio di Ghiondo si è sbloccata una partita che poteva comunque diventare abbastanza complicata, anche perché loro mi sa che hanno sbagliato qualche occasione, vero? Beh no, a livello di episodi noi abbiamo anche altre occasioni, il palo di Vande, insomma, ma anche altre situazioni che potevamo chiaramente legittimare ancora di più il risultato, però ripeto, poi io non guardo tanto gli episodi, ma guardo proprio la prestazione. Sono d'accordo con lei nel dire che è una squadra che ci ha messo in difficoltà e noi facevamo un po' fatica, molto di questo è dipeso sicuramente dal campo, perché comunque gli appoggi non erano regolari, perché il piede andava a finire in mezzo al fango, insomma oggi ecco perché ci tenevo proprio a ringraziare la squadra. Mister, stavamo per sfatare un tabù in negativo, nel senso che stavamo per chiudere il primo tempo in casa sullo 0-0, non era mai successo fino ad oggi, tranne che a Monterosi fuori casa, se non ricordo male. Gol bellissimo, l'abbiamo ricordato tutti, l'ha ricordato lei, però mi vorrei soffermare su quell'abbraccio, perché Ghion è venuta proprio a cercarla in panchina, mister. No vabbè, ma il rapporto, io penso sempre che si riescono ad ottenere questi risultati solo se effettivamente c'è una gestione oculata. Io sono sempre molto dispiaciuto per quelli che non riesco a mettere in campo, perché la forza di una squadra non sono i 10 giocatori che scendono in campo, ma è tutto il gruppo. È tutto il gruppo e l'allenatore deve essere, secondo me, bravo nel misurare, diciamo, tutto ciò da dire, tutto ciò da gestire, essere il più coerente possibile, e poi è chiaro che deve avere la leadership, deve essere, diciamo, al di sopra di qualsiasi altro giocatore, e poi è chiaro che questa è una dimostrazione d'affetto che mi fa molto piacere, ma penso che è condiviso un pochettino da tutta la squadra. Mister, io credo che la partita di Pescara abbia drenato tantissime energie nervose più che fisiche, no? Anche fisiche naturalmente, però credo che proprio tantissime energie nervose. Oggi si è visto con alcune prestazioni di giocatori che magari hanno un po' peccato di sufficienza su alcune cose, insomma su questa cosa qua. Ecco, ora il rapporto a quello che sarà l'impegno già domenica, insomma da questo punto di vista, per esempio abbiamo visto un Verna che oggi era obiettivamente in difficoltà fisica, no? Insomma anche questo. Allora dico, il rapporto a quello che succederà domenica, magari questo insomma è una cosa da prendere in considerazione in vista di quella che è una sfida comunque importante. Sì, adesso stasera ci divertiamo un po', perché che dobbiamo staccare, ma le considerazioni sono giuste. Pescara poi io forse è stata l'unica partita, perché col Crotone l'abbiamo affrontato bene sotto l'aspetto mentale, mentre invece è stata la prima partita dove secondo me la squadra ha sentito un bel po' la partita, tant'è vero che secondo me i primi 5-10 minuti eravamo un po' contratti. È chiaro che questo a livello mentale sono le energie più importanti, e è chiaro che abbiamo oggi un po' pagato dazio sotto questo aspetto, e quindi ecco il discorso di ringraziare la squadra, perché con sofferenza ma è riuscita a portare il risultato a casa. Adesso dobbiamo assolutamente recuperare le energie, speriamo che il campo riusciamo a rimetterlo a posto, e poi dobbiamo cercare adesso di dare tutta l'attenzione alla prossima partita, perché è sempre una partita troppo troppo importante.